Assessore, allora a piccoli passi ci si avvia verso una conclusione positiva della vicenda Teatro Romano. Qual è lo stato dell'arte in questo momento? Sì, noi abbiamo messo in fila tutte le incombenze di una permuta che ha ovviamente dei passi necessari da fare, non ultime le varianti urbanistiche che riguardano sia l'area di proprietà comunale che viene ceduta, sia l'area che prendiamo, quindi il Teatro Romano con l'ex Filanda, perché cambierà destinazione d'uso, quindi ci sarà una variante urbanistica da portare in consiglio comunale che avrà i soliti tempi canonici, circa 3 mesi, l'osservazione dei cittadini ovviamente perché il processo è pubblico e poi stiamo verificando con la ditta proprietaria tutto il regime di vincoli che l'area ha in modo tale che quando si va dal notaio non ci siano problemi, quindi è un lavoro che richiede tempo ma è un lavoro che ci dovrebbe evitare qualsiasi aspetto problematico. Poi il coinvolgimento della sovrintendenza evidentemente con cui fisseremo a brevissimo un incontro per raccontargli lo stato dell'arte e per vedere il parere ovviamente che la sovrintendenza dà su questa operazione che per ora mi sembra positivo, nell'intenzione di acquisire il bene e toglierlo dal degrado e valorizzarlo.